Nel mio infantile rozzo immaginario ho sempre associato la figura del carabiniere a quella del gesuita, amati o no, ma sempre temuti, per svariati motivi. Vestono di nero, sono fedeli all'autorità anche se cambiano le persone di riferimento, il loro capo è un generale e su di loro circolano barzellette, anche se i gesuiti, con notevole autoironia, le pubblicano sul loro sito. Perché parliamo dei gesuiti? Perché nel 1565 una chiesa dedicata a Sant'Andrea, nota già tra XII e XIII secolo, viene donata alla Compagnia di Gesù. Preposito generale Francesco Borgia, nonno materno arcivescovo di Saragozza e nonno paterno figlio di Papa Alessandro VI. Insomma, un predestinato. Francesco Borgia, futuro santo, fa restaurare la chiesa, che però già a metà Seicento è di nuovo fatiscente. Mentre nel frattempo era stata costruita accanto la sede del noviziato. Nel 1658 Alessandro VII, nato Fabio Ghigi, senese, dà il permesso alla ricostruzione della chiesa, finanziatori i Panfili, padre e figlio. L'incarico è affidato al Bernini, che qualcuno afferma si appropria dei precedenti progetti del Borromini, e una decina di anni dopo, nel 1670, la chiesa viene aperta al culto. Osserviamo la facciata racchiusa da due muri semicircolari. Alta, molto alta e stretta ai lati, presenta due paraste o finte colonne in stile corinzio che sorreggono il timpano triangolare. Ma a spezzare lo stile classico, ecco la gradinata semicircolare che sale verso il protiro o portico all'entrata, anch'esso semicircolare, sorretto da colonne ioniche. Guardando sopra il portico, all'esterno lo stemma dei Panfili, la colomba con il ramoscello d'ulivo e sopra tre gigli. All'interno, incastonato a due mostri marini nella conchiglia, l'emblema seminascosto dell'ordine dei Gesuiti, il monogramma greco del Cristo, I-E-S, cioè Jesus, con i tre chiodi della croce in basso e la croce in mezzo. Pare aggiunta da Papa Martino V, in quanto tale simbolo era stato ideato precedentemente da Ubertino da Casale, frate scomodo e scomunicato. Biografia e pensiero li troviamo nel nome della rosa di Umberto Eco, alla mezza del primo giorno. Ecco la pianta ellittica della chiesa, che presenta l'asse minore tra l'entrata e l'altare maggiore, inaspettata soluzione dello spazio che provoca qualche senso di vertigine. La ricchezza dei marmi policromi e la fastosità degli stucchi dorati aumentano poi lo stupore. L'altare, inserito tra quattro colonne scanalate, in stile corinzio, opera di Giovanni Maria Baratta, ligure di Sarzana, presenta al centro il martirio di Sant'Andrea di Guillaume Courtois, detto il Borgognone. In alto, la statua del santo del ticinese Antonio Raggi, l'allievo più vicino al Bernini, che elaborò tuttavia nel corso della sua vita un proprio stile e che simboleggia l'ascesa dell'apostolo tra angeli e pescatori, il suo mestiere e quello di suo fratello Pietro. L'interno semicircolare, come l'entrata, presenta un assembramento di cherubini, stucchi di Jean Rognaud, autore anche nella controfacciata delle due fame, che reggono lo stemma di famiglia, annunciando attraverso un cartiglio che si apre come un rotolone regina il finanziatore della chiesa. Notevole l'effetto. Vediamo le cinque cappelle. La prima a destra è dedicata a San Francesco Saverio, gesuita spagnolo tra i primi a unirsi a Ignazio di Loyola, il fondatore dell'ordine. Il quadro che rappresenta la sua morte è di Giovan Battista Gaulli da Genova, detto Baciccio, importante pittore molto vicino al Bernini. La volta è affrescata da Filippo Bracci, mentre sempre del Baciccio sono le tele laterali, episodi della vita missionaria del santo. Ancora del Bracci, la volta della Cappella della Passione, mentre di Giacinto Brandi da Poli, le belle tele sul tema della Passione.
passiamo alle cappelle a sinistra. Una completamente dedicata a San Stanislao Kostka, di cui parleremo più avanti. La volta è di Giovanni Odazzi, romano, mentre la tela centrale è di Carlo Maratta da Camerano, considerato al tempo uno dei massimi pittori, anno 1686 circa, mentre le due tele laterali sono del romano Ludovico Mazzanti, allievo del Baciccio, databili intorno agli anni 20 del Settecento. L'altra cappella, la prima a sinistra entrando, è dedicata a Sant'Ignazio di Loyola. La volta è di Giuseppe Bartolomeo Chiari, romano, mentre la pala centrale è sempre di Ludovico Mazzanti, 1726 circa, e rappresenta la Madonna con i santi fondatori della Compagnia di Gesù, Ignazio di Loyola, Francesco Borgia e una new entry, Luigi Gonzaga, canonizzato in quell'anno. Ai lati, due belle tele di Ludovico Antonio David, di Lugano, pittore luminista, formatosi a Milano, in cui echeggiano, a me pare, toni caravaggeschi. La cupola, decorata da lacunari dorati esagonali e divisa da decisi costoloni in 10 spicchi non uguali, che proseguono le colonne della base e terminano il lanternino centrale con una teoria di putti che si perdono nel cielo. Nel 1671 fu completato il pavimento marmoreo, progettato da Mattia De Rossi, romano, in marmo bianco e grigio, che ospita alcune lapidi di cardinali, opera di artisti diversi, quella di Pallavicini Sforza, romano, morto il 1667, quella dei fratelli Spinola Genovesi, morti uno nel 1691 e l'altro nel 1719, e quella di Camillo Melzi, milanese, morto nel 1659. A sinistra dell'altar maggiore, nella cappella del crocifisso, il monumento funebre di Carlo Emanuele IV, re di Sardegna, che aveva abdicato nel 1802 in favore del fratello Vittorio Emanuele I e che, appena l'ordine, soppresso nel 1773, fu ripristinato nel 1814, si fece novizio e visse fino alla morte, avvenuta nel 1819, nel noviziato a fianco della chiesa. L'opera è dello scultore Angelo Testa. Da non perdere la sagrestia in legno, progettata dal Bernini, 1670 circa. Ricordatevi di alzare la testa. Stucchi di Pietro Sassi e affreschi di Jean Dullebord, francese. E non perdetevi il delizioso lavabo in marmo con tanto di rubinetti. Per ultimo, un salto nelle cosiddette camere di San Stanislao Kostka. Ristrutturate a fine Ottocento e non corrispondenti alla stanza dove effettivamente morì il giovane Stanislao, polacco di origini nobili, a nemmeno 18 anni. Qui potrete vedere la statua di San Stanislao morente, di Pierre Le Gros, parigino, realizzata nel 1703 circa. Tutta di marmi policromi, lenzuola, cuscini e materasso compreso, e dove si ha l'impressione di una miscela in cui dalla scena barocca emerge uno stile classico, anche se può non piacere, va comunque riconosciuta una indubbia capacità tecnica. Speriamo almeno che si ritrovi e venga messa a posto il pollice mancante. Ci lasciamo con un'ultima breve nota. Il Bernini, che ritenne la chiesa una delle sue opere migliori, non volle essere ricompensato. Lascio a voi le considerazioni se sia stata pura generosità, che sia detto si poteva permettere, o sottile calcolo in vista di altre fruttuose commesse. Un saluto da VidLab e alla prossima.